Purtroppo in questo momento c'è un po' di delusione, ed è anche normale. Comunque è un periodo dove non riusciamo a fare risultati, quindi le persone sono deluse come d'altronde lo siamo anche noi. Dispiace perché comunque questa è una città che veramente quando vai allo stadio ti può dare una grossa mano, quindi l'unica medicina che c'è in questi casi è il lavoro. Cerchiamo di lavorare, cerchiamo di fare qualcosa in più perché si vede che quello che stiamo facendo fino a questo momento non è bastato. Penso che a noi serva un episodio a favore, un episodio positivo, perché in questo momento sta girando anche magari in maniera storta. Però, ripeto, la fortuna uno se la deve andare pure a cercare. Noi dobbiamo solo cercare di lavorare e dare il massimo in mezzo al campo. Se fino a questo momento non sono arrivati i risultati, significa che dobbiamo fare qualcosina in più. E quindi ognuno nel suo pensare alla partita, nel suo mettere a posto le cose, deve dare qualcosa in più. Per quanto riguarda i dati, diciamo che parecchi non conosciamo la storia del Catanzaro negli anni precedenti, quindi l'unica cosa che si può in questo momento pensare è al fatto che non bisogna pensare magari alla salvezza o altre situazioni, ma bisogna pensare partita dopo partita, anche se è una frase fatta o scontata, è la verità perché in questo momento qua non ci possiamo permettere di fare dei ragionamenti alla lunga. Quindi adesso c'è l'Agragas, l'obiettivo è andare là a battagliare e a fare una prestazione importante. Una partita sicuramente difficile perché comunque conosco l'allenatore dell'Agragas, so che sotto certi aspetti è molto meticoloso, quindi è una persona molto preparata. Però noi dobbiamo dare qualcosa in più, dobbiamo dimostrare comunque di essere da piazza come Catanzaro, quindi dobbiamo andare là e cercare di fare bene, imporre il nostro gioco e cercare di portare a casa punti perché in questo momento sia per il morale sia per la classifica serve portare a casa punti.